all'ASCOM e a tutti gli enti privati istituzionali che si sono adoperati per fare in modo che questo evento riuscisse in maniera importante, come mi auguro che sia. Anche noi abbiamo pensato di contribuire a questo evento perché pensiamo che Aperto per Cultura sia un evento innovativo. Io non faccio altro che riprendere quello che ho detto nell'intervista che mi è stata fatta, che gira sui social. È un evento importante, un format che sta avendo un successo non indifferente, è un format che è stato anche esportato per adesso in Italia, prima fra tutte Siracusa, ma è quello che mi dicono in altre parti d'Italia. Quindi è stato un successo che però devo dire che l'impegno è stato notevole, ma l'associazione di categoria, l'ASCOM, ce l'ha fatta. Ma d'altra parte io ho sostenuto una cosa, che Alessandria ha delle identità ben precise, come riporta quello che ho detto ultimamente, ha delle identità industriali, la Borsalino, sappiamo tutti che grande significato ha per noi la Borsalino, la bicicletta, ogni mio intervento ricorda anche fatto che Alessandria era la città delle biciclette, quindi il nostro museo, è enogastronomia, è commercio, è cultura e teatro. Quindi una serie di eventi di particolarità fanno sì che Alessandria sia totale nelle sue peculiarità, e questo credetemi che noi abbiamo delle caratteristiche, primeggiamo in tanti settori e penso che questo sia uno di quelli. Quindi, oltre al plauso all'associazione, all'ASCO, quindi, ma mi fa piacere anche che da settembre inizia un periodo in cui Alessandria è ricca di eventi di manifestazione che si protrarranno fino alla fine dell'anno. Ne abbiamo avuto una giunta in Camera di Commercio oggi, quindi che noi cerchiamo di sponsorizzare, d'altra parte questo è il nostro ruolo. Ma mi fa piacere che in Alessandria si sia ritrovato questo gusto della collegialità soprattutto, e quindi per me, che rappresento la Camera di Commercio, vedere questi tavoli, le associazioni di categoria unite per lo stesso scopo è una cosa importantissima, che fa ben sperare chiaramente per il futuro. Quindi grazie e in bocca al lupo.